tutti si sono attivati per costruire una griglia di eventi che spaziasse nei vari ambiti di competenza dell'architetto. La segreteria gestita dal segretario, l'architetto Sabino Agnello, la tesoreria tenuta dalla tesoriera l'architetto Azzurra Pelle, le commissioni interne e con i rispettivi presidenti e consiglieri delegati coordinati dalla vicepresidente architetto Marina Di Matteo. Sicuramente un ringraziamento particolare va fatto ai nostri sponsor, aziende che da anni collaborano con gli architetti in tutto il territorio e che anche in questa occasione hanno deciso di supportarci. Un secolo di attività per l'Ordine degli Architetti. In occasione della ricorrenza dei 100 anni dalla fondazione a livello nazionale dell'Ordine professionale, in tutta l'Abate è stato organizzato un cartellone di eventi, iniziati già questo mese, che proseguirà sino a giugno. Andando avanti in quel percorso di apertura al territorio, iniziato già da tempo dall'Ordine degli Architetti dell'Abate, saranno tanti temi trattati, da quelli di stretta attualità, come bonus edilizi e il fenomeno migratorio, alle lectio magistralis di caratura internazionali con l'architetto Jana Crepon dello studio di architettura Inside Outside di Amsterdam e con l'architetto Rodrigo Carrasquer di David Chipperfield Architects. L'architetto è una figura centrale del nostro tempo perché ha in sé il lato tecnico ma anche il lato culturale. E oggi abbiamo necessità soprattutto di questo, perché oltre alla quantità serve la qualità sul territorio. Abbastanza impegnativo come cartellone per noi che l'abbiamo realizzato, e anzi di questo vorrei ringraziare tutte le commissioni, perché è stato un lavoro sinergico, dalla tesoreria alla segreteria, commissione web e stampa, commissione giovani. Commissione Sport, Cultura. Rinsaldando quello stretto legame tra città ed architetti, che in primis ne disegnano le forme e ne immaginano lo sviluppo futuro, ritornerà l'iniziativa degli studi di architettura aperti al pubblico a fine giugno, con un percorso tra progetti, realizzazioni e mostre che porterà alla festa dell'architetto prevista proprio per il 29 giugno.